Io sono preoccupato per la proposta che è stata fatta per più motivi. Andiamo con ordine. Prima cosa, rispetto alle offerte che ci sono oggi su quell'area che è di Fondazione Fiera, sì, l'offerta che è stata fatta dal Milan è l'unica che non prevede indennizzo economico. Quindi siccome l'obiettivo di Fondazione Fiera deve essere quella della valorizzazione delle aree, noi abbiamo detto attenzione, perché si rischia con tutte queste dichiarazioni entusiastiche, soprattutto da parte del Comune, di influenzare un bando di gara attualmente aperto per il quale le decisioni devono essere prese nell'interesse collettivo, e collettivo vuol dire anche quanti soldi riusciamo a far rientrare in Fondazione Fiera. Premesso questo, quindi, sul quale noi ci siamo già informati, abbiamo già fatto un'interrogazione anche in Regione proprio su questo tema, dato che il presidente di Fondazione Fiera viene designato dal presidente della Regione Lombardia su autorizzazione del Comune, i problemi delle infrastrutture connesse a quell'area sono evidenti. Mancano delle zone per l'accesso facile, mancano delle zone di parcheggio, quindi non sappiamo se, o perlomeno io non sono molto convinto, sia la soluzione migliore logisticamente, perché non so se avete visto il render o avete visto la posizione, insomma, dove lo vogliono fare è proprio in mezzo, accanto all'attuale sede del Milan, quindi bellissima come idea, non entro in merito a questa cosa, però sono convinto che potrebbe essere una zona molto pericolosa. Immaginate che succeda un caso come quello che è successo a Roma, con la metà dei tifosi anche inglesi in una partita di Champions League, augurando che il Milan vada in Champions League prossimamente per il bene del calcio italiano. Beh, cosa succede? Ricordiamoci che noi siamo il paese nel quale, davanti al presidente del Consiglio, al ministro dell'Interno, ci fu una trattativa con gli ultras, con il famoso Genni a Carogna, non so se ve lo ricordate. Quindi questa è l'immagine che noi abbiamo dato all'estero. È chiaro che quando arrivano qua si sentono ancora più galvanizzati, no? Perché è una dinamica, credo, umana. Cioè, tu vedi che puoi fare quello che vuoi, allora dici: perché non lo posso fare anch'io? Sono preoccupato anche per questo, perché poi il ritorno è pessimo. Noi diciamo che bisogna investire sul turismo, e poi se il bigliettino da visita è questo, beh, signori, forse non ci stupisce poi che la gente abbia una considerazione bassissima dell'Italia. Beh, ormai faccio l'esempio, io ultimamente sto seguendo molto la pallacanestro a Milano, ed è un clima bellissimo, tu vai, non c'è problemi, ci sono i bambini, tu porti i tuoi figli con i genitori senza problemi, non hai paura. È un clima che ti fa vivere lo sport in maniera più passionale, e non devi andare lì con l'ansia. Perché il problema è che siamo riusciti ad allontanare le persone, le famiglie dallo stadio. Al di là